Ma ciao amanti dei libri, io sono Luce e oggi parliamo di Lettere da Babbo Natale di J.R.R. Tolkien. Esistono opere in grado di far riemergere la magia dell'infanzia. Della mia ricordo con particolare affetto le festività natalizie. Quando ancora credevo nell'esistenza di Santa Claus e aspettavo con ansia il suo arrivo, il Natale era più magico che mai. Lettere da Babbo Natale di Tolkien, uno dei padri della letteratura fantastica, è capace di far rivivere a chi lo legge le indimenticabili atmosfere da sogno tipiche di quando si era bambini. Si tratta di una meravigliosa raccolta di lettere corredate da illustrazioni suggestive che ogni anno, poco prima di Natale, Tolkien, nelle vesti di Santa Claus, scriveva ai propri figli, allo scopo di raccontare loro le incredibili avventure vissute al Polo Nord, come le peripezie dei preparativi, i problemi dovuti al clima rigido, le battaglie contro i terribili goblin. Pensate che meraviglia da bambini ricevere ogni Natale una busta con un francobollo proveniente dal Polo Nord contenente una lettera dalla grafia tremolante firmata Babbo Nicola Natale. La prima di queste lettere arrivò nel 1920 quando John, il maggiore dei figli di Tolkien, aveva 3 anni. L'ultimo messaggio invece risale al 1943 ed è indirizzato alla quarta e ultima figlia dello scrittore, Priscilla, allora 14enne. Per più di 20 anni le lettere arrivarono puntuali ogni Natale. A volte le buste spolverate di neve, affrancate con i bolli postali del Polo Nord, venivano trovate in casa il giorno seguente la visita di Babbo Natale. Altre volte le consegnava il postino. E le letterine, che invece erano i bambini a scrivere, scomparivano puntualmente dal caminetto quando la stanza era completamente vuota. Col passare degli anni, la famiglia di Babbo Natale divenne più numerosa e all'orso bianco del nord si affiancarono gli elfi della neve, gli gnomi rossi, gli uomini neve, gli orsi delle caverne e addirittura i nipoti dell'orso bianco che arrivarono al Polo Nord per una visita e non se ne andarono più. L'orso bianco è comunque rimasto il principale assistente di Babbo Natale, nonché la principale causa di tutti quei disastri che hanno comportato pasticci e carenze nelle calze natalizie. A volte Orso Bianco aggiungeva i propri commenti alle lettere scritte in grafia. Ma non solo, inventò anche un alfabeto basato sui disegni lasciati dai goblin sulle pareti delle caverne in cui si perse. Un altro personaggio ricorrente nelle lettere è Alberef. Penso si pronunci così, un elfo che Babbo Natale prese come segretario. Gli elfi ebbero un ruolo importante nella difesa della casa e delle cantine e magazzino di Santa Claus contro gli attacchi dei temibili goblin. Le avventure sono fantasiosissime e le lettere si trasformano spesso in un divertente e divertito racconto che appassiona i lettori più piccoli e schiaccia l'occhio ai lettori adulti. E le parole giocano sempre con le immagini. Anche nei momenti più tristi, quando la Seconda Guerra Mondiale è in furia, Tolkien non dimentica di appendere la calza al camino e di scrivere a nome di Babbo Natale. Certo, cambiano un po' i toni e anche i disegni risentono dell'evidente preoccupazione dell'autore. È chiaro che per i figli di Tolkien l'interesse e l'importanza di Babbo Natale andava ben oltre il fatto che egli riempisse le loro calze di regali. Ho amato moltissimo questa raccolta di lettere, ho riso e anche pianto, soprattutto verso la fine, quando era ormai evidente che i figli di Tolkien fossero troppo cresciuti per continuare ad appendere le loro calze di Natale e le lettere si apprestavano alla loro conclusione. Ne consiglio la lettura a grandi e piccini, indistintamente, perché le avventure narrate da Tolkien sono talmente belle, ben fatte, da essere in grado di divertire, commuovere e far sognare chiunque. Unico presupposto, dovete amare il Natale. E chissà, magari qualcuno raccoglierà l'esperienza dello scrittore per personalizzarla e farla sua. E per oggi è tutto, bimbi. Spero di avervi invogliato all'acquisto di quest'opera meravigliosa, indimenticabile e imperdibile, nonché perfetto regalo di Natale. Noi ci vediamo al prossimo video, vi auguro tante meravigliose letture, ciao!